Eccoci qua, signori. Big Luca da Dubai, dalla sua stabile maggiore di residenza, Emirati Arabi Uniti. Scusate che ho dei problemi qui. Che cazzo sono il microfono? Connettete? No, cos'è? Ah, sì. Ah, signore, scusate, che sto arrivando. Come andiamo, signori? Tutto a posto? Connettetevi, ho dei problemi di... Ah, scusa, come può essere bloccato? Ecco, adesso mi si è disconnesso questo, porca di quella. Però se io stacco qua, ciao signori, come andiamo? Come andiamo? Venite qua, perché devo staccare il microfono quando posso fare di questo? Mamma mia, come mi sento furbo. Come andiamo signori, tutto a posto? Vi siete già babbuinizzati, adesso parliamo un po' dei feedback, delle informazioni, di alcune cose. Sono ufficialmente un babbuino grande big, già guardate un po' di corso? Avete guardato un po' di robe? Solita solfa, no? Robe gratis, robe banali, avete visto tutto, si trova tutto su YouTube gratis, quindi perché prendere il corso, giusto? Allora ragazzi, sono arrivati dei feedback, alcuni avete visto un paio di video eccetera eccetera. La prima cosa che si nota, che ci hanno fatto notare, è che le persone sono così scioccate che paiono fake. È vero che sono scioccati. Quindi perché i feedback che abbiamo postato, adesso ne arriveranno altri, sono passati 3 giorni praticamente, quindi lasciateci respirare. Buonasera, ce ne ho conosciuto, Milano, sì. Ok, quindi che cosa sta succedendo? È successo che ho rilasciato un corso che non è una ripetizione di altre robe, non è hype, è un corso che veramente contiene dei nuovi metodi procedurali. Che voi non sapete, ok? Che l'industria non sa, e per sapere che l'industria non lo sa, basterebbe prendere il corso e paragonarlo con quello che succede adesso. Quindi il corso è una risposta che vi farà fare un sacco di soldi se applicate le strategie, se siete dei liberi professionisti minimamente connessi all'informazione, non solo se vendete corsi o consulenza, ma se avete un done for you, avete delle parcelle, fate dei lavori per i clienti, vendete servizi, eccetera. Quando vi dico che questo corso qua è diverso e contiene delle informazioni che sono completamente nuove e vedete il feedback di qualcuno che dice mi dovrebbero dare un Nobel per questo corso, magari sarebbe il caso, ragazzi, di non entrare in contestazione su YouTube, fare commenti, ah, ma secondo me. Questo corso qui è lo stato dell'arte sulle informazioni sull'infomarketing. Io penso che non contenga una cosa che sapete. E lo sto dicendo live, registratemi, smentitemi, che cazzo vi devo dire? Questo lo dico perché, come al solito, ci saranno tutta una serie di rincoglioniti che dicono: ah, vabbè, no, sì, ma un corso su... No, ma io perché la strada... Davvero, cioè, dovete accedere alle informazioni, da come posizionarsi veramente, dalla nuova price strategy, dalle membership, gli eventi, i workshop... Come acquisire le competenze, come comunicare, come non comunicare, gli errori da non commettere, tutta la matematica che c'è dietro, sia ai liberi professionisti che ai business di informazioni, è una cosa che non si trova. Infatti, i feedback lo dicono chiaramente. Quindi, tutti quelli che pensano io ricicli della roba o semplicemente faccia l'hype, mi dispiace, ma non è così. Questo è il motivo. Sono scioccati e le persone più entrano più sono scioccate perché capiscono veramente che si tratta di altre informazioni che si basano veramente su metodi, matematica e strategie nuove. Quindi al posto di stare a guardare, io mi babbuinizzerei in tempo. Ok, chi è già diventato babbuino, ragazzi, siete in tantissimi? Sì. Che è già diventato babbuino, abbiamo ricevuto una svalangata di acquisti, ragazzi. Avete ancora 11 giorni, mi pare, con tutti i bonus. I bonus, ragazzi, come avete già sentito, solo uno di quei contratti legali che io vi ho allegato, anche a livello legale, ragazzi. Se prima si potevano fare certe cose senza una protezione di natura, legale, adesso non si può più fare. Quindi chiunque faccia delle robe online con le landing page messe su alla belle medie, i corsi così, tra poco, cioè ci possono essere dei casini legali anche grossi, uno solo di quei contratti. Quei contratti lì vanno bene per voi, non sono neanche il copia e incolla dei miei. Se per esempio voi paragonate quei contratti ai miei, non sono uguali, perché i miei sono i miei, quelli li ha fatti per voi il mio avvocato, ok? Ne ha fatti 5, 6, 7, dai collaboratori metterli a... Contratto non vuol dire assumere e pagare i contributi, è un contratto che protegge per non farvi fottere e per tutelare loro. Gli NDA, non disclosure, ragazzi, voi rivelate le informazioni, eccetera, e vi si sputtanano in giro.
la consulenza, pagano high ticket, succede un qualcosa che non va, i corsi, la privacy policy, queste robe qua costano 1.000-1.500 euro a testa, voi ne avete 6-7, va bene? Hai dei progetti per il mercato americano, sì. Testimonianze sono più belle dell'altra, come il corso d'altronde. Aurora, ti piace il corso? Mandaci anche la tua. Va bene? Quindi c'è uno shock, ci sarà da qui a qualche mese uno shock nel mercato. Questa roba qua la dico, ogni volta che la dico, poi arrivano quattro. Cazzo, però il Big l'aveva detto, hai visto che allora aveva ragione. Ma perché dovete arrivare sempre in ritardo? Perciò, ragazzi, guarda, io dico una cosa. Non sapete, prendete il corso, ok? Al massimo ci inviate la richiesta di rimborso, ve lo rimborsiamo, ok? Però prendete lo sto corso, guardate, davvero, non fate gli scettici di merda, perché c'è ancora qualcuno che ci prova a darvi delle informazioni vere, strategiche, non solo a vendervi merda con dell'hype. Lo so, ragazzi, che purtroppo il mercato è quello che è, però stavo per dire, non è colpa mia, in realtà lo è. Però non ci posso fare niente, ragazzi, ok? Questa roba qui non è una roba vecchia venduta come nuova, vi sfido. Cioè, perché voglio veramente che voi accediate a queste informazioni, perché vi possono far stare molto bene. Quindi questa è la roba. Molti l'hanno già preso, hanno già cominciato a studiare, si sono già saturati. Ma secondo te, Emanuele, stai dicendo una roba intelligente e vuoi farmi ridere, oppure ti senti il più furbo del quartiere? Cioè, ma ti pare scrivere una roba del genere? Mandami i tuoi dati che ti diffido, ti denuncio, mettiamo dentro anche te. Che non siamo esattamente persone che si fanno prendere in giro nonostante le apparenze. C'è chi lo sta già capendo e non sono tutti pirati. TikTok, TikTok, what you waiting for? E mi fermo qui con le allusioni. Sì, Emanuele, siete furbi. Vabbè, allora, ti banno che mi hai già rotto. Perché è da idioti fare un commento simile. Ragazzi, certa gente che fa, non stanno finendo bene, non per niente, avete visto che sono sempre nuovi, quelli vecchi non sono più in attività. Lo so che purtroppo uno si sente furbo, dominante, offshore, però non è così, ok? Che abbiamo soldi e risorse abbastanza per andare a prendere tutti i cazzo di persone che ci rompono i coglioni con la pirateria e con altro e far loro molto molto male. Il problema di queste cose è che c'è un lag, vi spiego come funziona. Le persone iniziano a fare i deficienti e credono che loro la stanno facendo franca perché non vedono una risposta. Ok, quindi va bella risposta. Comunque un ladro entra in casa, i primi 5 minuti, casa, poi arriva Rottweiler che gli prende la giugulare. Il problema è che non ti avverte, non è che Rottweiler dice scusa, ma che sto arrivando in cucina. Ah, e no, perché sto roba è, però purtroppo non si può, non è così. Ok, quindi. Perché tanto i vari corsi Pira sono completamente inutili senza la piattaforma, il supporto, il TTA, il numero verde, le consulenze, cioè. Quindi non fatemi incazzare, per favore, perché è una cosa sconsigliata, lo so. Dite, no, ma dai, tu sei un pacciarotto di Dubai. Sì, ragazzi, sono anche un multimilionario che a volte si incazza. Quindi rompete il cazzo. Ok? Bene. Dopo questa giusta precisazione di buona educazione, di non scrivere stronzate sotto i live, sotto i miei ads, eccetera, perché dopo un po' divento anche un po' intollerante, che o siete dei decerebrati totali che non capite che magari scrivere certe cose non vanno bene sotto i live, sotto i gruppi, eccetera, per non andare a fomentare. Oltretutto, ricordiamoci, stanno poverini facendo male, pure gli acquirenti, perché loro non capiscono, pensano che vada bene. L'altro giorno ho beccato un deficiente sardo, idiota, su Instagram che cercava di farmi brutto col suo accento sardo. Gli ho detto, guarda che hai un accento straniero, non ti capisco, ci è rimasto male, pensando che fai no, perché se io compro il corso e poi facciamo il party, allora lo possiamo condividere. Stava facendo una colletta. Sembrano quei deficienti che facevano la colletta per il corso di team, cioè è piccola come cosa, è molto molto contenuta, siete dei testicolini, ci fate ridere ragazzi, noi facciamo i milioni, voi no evidentemente. Bene, che okay, sfogo finito. Dici che si può fare qualche marca di correlazione tra edilizia e architettura? Sì, si può. Sei disposto a pagare un corso di un'ora, sarai in grado di chiedere a un cliente. Esatto. Ciao mammina, come stai? Ah, già che ci siamo sentiti oggi. Va bene, quindi info marketing per babbuini, ragazzi, è un problema. Cioè, in confronto, non per niente l'hanno già detto, è molto ma molto più violento, aggressivo, eccetera, di guerra psicologica, info business per opportunisti, eccetera. Cioè, non è un corso che vi spiega come fare un corso. Purtroppo questo messaggio non è che. Ah, altra cosa, scusate, oggi sono un attimo TikTok, quindi vorrei. Non è TikTok, TikTok è il pass. Vabbè.
Cioè, io non voglio essere maleducato con i miei stessi studenti, però non avendo moria degli stessi e vivendo bene comunque, mi permetto di suggerirvi delle cose. Al posto di scrivermi qual è la differenza con... Ma perché non leggete la sales page? Ma di cosa tratta il corso? Figa boia, ho pagato decine di migliaia di euro per una sales page di 32 pagine, ma la vorrete leggere? No, perché poi, no, perché non è il marketing, è che se non leggi neanche una sales page, in alternativa c'è un numero verde che funziona 24 ore, cioè se al 3:11 di notte chiamate, vi risponde qualcuno che vi spiega di cosa tratta il corso. Non c'è, cioè non è un corso su dove cliccare Kajabi, c'è anche quella componente lì, ma è una roba strategica. Noi insegniamo della Big Look Internet la strategia, lo so che la cosa crea un patimento a chi invece non ci capisce niente, e patite, e ogni volta che io dico strategico voi siete lì che la patite. O perché siete fan di uno dell'altro della cosa, siete haters, minchia strategici, no, però la tecnica. Però purtroppo è quello che succede. Se a voi manca l'aspetto strategico nell'essere liberi professionisti, nel vendere informazioni, tutti i liberi professionisti vendono informazioni. Tutti. Un chiropratico che cosa fa? Ha dei clienti, vende le sue informazioni semplicemente tramite massaggi. Che cos'è quello? Riaggiusta bene, non sono informa, lui ha delle informazioni che espleta lui e che non ti dice, sempre informazioni sono. Quindi c'è questo patimento da parte di chi non capisce, da parte dei liberi professionisti stessi. Poi mi dispiace perché dico, ma io non guadagno, sono in difficoltà, mi pagano le fatture a 90, non ci sono le fatture a 90, nessuno dei miei studenti fa pagare 90 giorni. Dice, ma cosa c'entra con le informazioni? E allora però, allora siamo di coccio. Cioè, la sales page del corso è vera. Perché purtroppo io capisco che ormai siamo arrivati a un livello in cui è difficile, però cioè io dico delle robe che sono proprio quelle. Cioè, quando io vi dico che ci sono dei risultati, sono proprio, è così. Cioè, non vi sto a manipolare, ragazzi, se no non avrei fatto un corso. Se io fossi... Vabbè, che differenza di audio con il nuovo microfono, ottimo. Per YouTube, intendi? Perché voi guardate la sales, non capite che dice delle robe vere, voi pensate che io vi stia mentendo per farvi... Cioè non è così la dimensione aziendale ormai con la reputazione che abbiamo. Fare un podcast su Shopify, nei tuoi progetti futuri consigli qualche post di qualche formatore americano su Shopify? No, non penso proprio. Il numero verde non riesco a chiamarlo da Londra. Allora, se non riesci a chiamarlo da Londra, fatti richiamare. Chiama, manda l'email all'ufficio, ufficio@biglookinternational.com, oppure vai sulla sales page, c'è in basso a destra, chiedete di essere richiamati, fate questa roba qua, andate su info marketing per babbuini. Adesso che l'ho detto, ci sarà un sacco di gente che dice, ah sì, no, cazzo, di riprendere il computer, digitale. Allora facciamolo insieme, ragazzi. Info, ma chiaramente io ce l'ho già e schiaccio invio perché ho l'indirizzo della mia stessa sales, no, ha senso, perfetto. Avete già il numero verde 300 303 666. In basso a destra c'è una roba verde che non è WhatsApp. Se voi, perché già, perché è WhatsApp, cliccatela. Perfetto, vi si apre una roba dove lì, ecco, per esempio, non ce l'ho con te che chiami da Londra, ce l'ho con, capisci che non ce l'ho con te. Metti, per esempio, mi dà perché leggi l'IP, no, più 971, perché io sono negli Emirati. Sì, Vincenzo, lo so, anche tua mamma lo dice sempre. Allora, scusami, no, ho bannato quello sbagliato. Vedi, vedi, porca troia, vedi, vedi, Dio. Ho bannato quello sbagliato. Mi hanno fatto un testimonial. Ho bannato quello che mi hanno fatto. Madonna, mi adesso serve l'ufficio. Mi risbanni Fabio Brigida, per favore. Vedi perché. Non mi dovete fare i commenti. Allora, fammi bannare questo imbecille di Vincenzo. Ufficio, mi sbanni Fabio Brigida, per favore. Io non devo toccare. Per quello che... Perché loro sono al mare, fanno l'aperitivo e io... da quale pagina? Come si fa a sbannare adesso? Settings. Lo risbanno subito, state buoni. Ammetto il mio errore. Ma cazzo, aveva anche scritto che era un corso bomba. Scusa Brigida. Authorization branded code, come si usano queste qui? Io non lo so. Allora, page roles, non è page roles. Mi ma aspetta un attimo. Vigna, allora. Mi sbagli Fabio Brigida dalla pagina banna per sbagli. Allora, fatemi arrivare dove devo arrivare. Non è questo. Sacco di gente che non conosco autorizzata sulla pagina, bene. Page info, templates. Mi dite dove si sbanna la gente, per favore, voi che siete tecnici? Allora,
Aspetta, dai, ma no, scusa, se riblocco, non... Eh no, perché se io gli scrivo lui non lo legge. E se io faccio... Ah no, così non mi va. Mamma mia, la tecnologia non riesco a usare. Allora, state buoni di lì. Mi dite dove... Frisoni, dove si clicca per sbannare la gente? Che ho appena bannato uno che non c'entrava niente, poverino, con la situazione. Poi mi dispiace perché mi infervoro, faccio anche degli errori. Allora, aspetta. Banned people from the... Eccolo qua. Brigida. Perché poi capita, ho trovato, state più buone. Mamma mia, io sto perché io faccio la mia strategia. Ecco, allora, band. E come faccio a sbannarlo? Scusa. Unban, perfetto. Ok. Scusate che gli scrivo perché magari ci ho pure rimasto male. Allora. Scusate, state buoni lì. State buoni. E utenti sbloccati, ce l'ho in inglese. Non è che è colpa mia. Non mi va Facebook. Vabbè, adesso si accorgerà che l'ho sbannato. Ok, allora signori, scusate, avevo bannato una persona per sbaglio perché un altro mi ha insultato e nell'attaccarlo ho bannato la persona sbagliata. Capita. E adesso dovremo guardare il suo messaggio che però purtroppo è bannato. Quindi... Allora... Allora, Brigida, sorry, ti avevo bannato in pagina per sbaglio. Sorry. Devo fare ammenda nella vita. Sì, grazie, 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 ho già fatto. Allora, Big, sai come si dice? Devi spiegare comunque ai bambini, altrimenti non azionano. Comunque, sì, il corso è una rivelazione madornale. Ecco, George, allora per favore, ci fai il testimonial con è una rivelazione madornale? Così dicono anche che è fake. È un problema, ragazzi. Non è... Sono tutte robe nuove, ma sono robe nuove, non per il gusto che siano nuove. Sono robe nuove che vi servono, robe nuove. Cioè, non è che l'ho stabilito io. Big Babbuini, anche per chi non ha già un prodotto, meglio mentecati se non sia. Va benissimo anche per chi non ha un prodotto, non ha un servizio. Ti serve. Se poi li prendi entrambi, ti servono tutti e due. È un corso strepito. Poi ci sono i boh, c'è il corso di Dan. Ragazzi, il corso di Dan che io vi do come bonus costa 3.000 dollari. Ma no, 3.000 dollari perché io sto facendo l'abbattimento del prezzo. È perché costa veramente così. Fighissimo il video di oggi sulla storia del criminale con le isole, fanne altri. Sì. Ciao Walter, come stai? Ti sei babbuinizzato? Quindi è questo, i testimonial sono di persone scioccate. Perché? Perché siete andate avanti 2 anni a fare delle robe che avevate capito a tre quarti, capito per un quarto, e adesso non ve ne, non ve ne capacitate. Allora, aspetta che gli dico che l'ho sbannato io. Sbannato io. Ah, ok, il mio assistente mi ha mandato il commento di Fabio. Sono a 10 ore di corso ed è una bomba, per non parlare del webinar di Dave D. Grande Big, sei sempre un grande conferma. Non vedo l'ora di vedere anche il corso di Dan. Grazie per tutto ciò che fai per noi. Grazie Fabio, scusa se ti ho bannato. Questo era il commento che il mio assistente ha puntualmente. Grande Cristiano. Io ho un assistente, ragazzi, che lasciate perdere. Big Info Marketing per babbuini può essere applicato in qualche modo al dropshipping? Sì, anche se in parte, cioè ti può far ragionare in modo diverso e farti cambiare delle cose che fai più in linea con dei presupposti anche matematici migliori. Però se mi stai chiedendo se intrinsecamente fai meglio il dropshipping, ti dico sinceramente di no. Però magari prendilo per sentire e vedere anche altre cose. Farai un video di fiscalità per la serie su YouTube? Vediamo, vediamo. Perché adesso io sono anche non solo influencer, ma youtuber. Allora, Cristiano, chi per te? Ufficio, il link. Ma perché non lavorate di domenica sera? Mi dico io. Ma a volte, veramente, ma dove siamo? Info marketing, ma il mio settore è diverso. Basta fidatevi, studiate. Sì, tutti diversi. Bello perché tutti sono diversi. Confronto. Big, è chiaro che tu sia il numero uno, ma sta gente ha ancora dei dubbi. Non lo so, non lo so. No, ma non hanno i dubbi. Però va purtroppo. In realtà non hanno dei dubbi, hanno ragione. La verità. E purtroppo, dopo che vengono da tutti, sono un attimo restii. Va bene, però nel mio caso non ho mai.
Tutte le ad vanno sempre in apprendimento, cosa consigli di fare off topic? Non mi occupo delle ad in apprendimento. Io ragazzi, Facebook non lo apro da tempo in memoria, ho dei team, quella è roba tecnica, noi ci occupiamo della strategia. È ormai chiaro fare uno spartiacque, perché altrimenti voi continuate a fare confusione. B, grazie per il cambio di mindset, proprio ora ho messo a posto un cliente che pretendeva troppe attenzioni, l'ho subito stoppato e spiegato chi comanda, la risposta è stata chiedo scusa, perdonami. Bravo Agat, vedi, tu sì che sei un duro, bravo. Complimenti. Allora, quanta roba ho aperto, ma non si capisce niente. Io comunque una cosa c'è, i social media ci rovinano la vita, ce la rovinano completamente, soprattutto la mia. No, è scena, è veramente un mondo di desperados. Guarda, dovevo chiamarlo veramente per il prossimo corso per disperati. Ah, e non inculatemi il nome, ok? Che veramente mi sono stufato di essere. Poi, bello perché chi mi copia non ha guardato il web. Ma sapete? Ma voi lo sapete che non tutti hanno guardato il web. E allora io non so più cosa fare. E allora io sono al muro. E allora non capite. E no, ma perché io non c'è da pensare. Quello è il webinar dove davo anche delle spiegazioni. Non è che ho venduto e basta. L'avevo pure detto. Ma perché se io dico una roba non ci credete? Ma porco già. Ma uno che dice la verità sarà rimasto? Io vi dico che il webinar spiegava anche e quindi ha spiegato delle robe. Poi se uno vuol prendere corso lo prende, se no non lo prende. Il webinar è gratis. Ma un minimo di senso. Io non so più cosa pensare. Perché poi mi dicono, no, perché tu ti incazzi. Vabbè, perché se fossi più professionale, no, perché sai, a volte la parolaccia, sai, cioè, ho capito, vabbè, ok? Perché poi guardate, ti sono, vabbè, ma quello fa 50.000, 30.000 leader di settore, le aziende, tu sei più pagato, però, io, ma non è però. Cazzo, l'ho convogliato in un corso. Ciao, Big, che corso? Mettilo a 5K. Matteo Benini, tra 2 minuti, se non mi arriva il tuo testimonial, mi incazzo, ti dico il perché. Perché adesso la gente, cioè perché non hanno capito che è diverso. Puoi confermare che è completamente diverso, informazioni devastanti che non ci sono e non sto mettendo. Perché siamo arrivati a dei punti, non che c'è qualcuno che lo dica, però un po' c'è questa cosa, io lo percepisco nei commenti, così, però il nuovo... è un problema. Prossimo web, già fatto. Ah, già fatto? Ah, tu sei uno di quelli che è perfetto, grande. Informatica per babuini, c'è pure una breve parte sul mindset. Marco è pieno di mindset, c'è una strategia incredibile, veramente. Se vi interessa il marketing, allora, le regole sono qua, io sono chiaro. Io avevo già dato ordine di bannare chi non è uno scherzo, l'ho scritto, ho detto ci perdiamo, non me ne frega niente. Chi ha preso online marketing per Mentecatti 2.0, gli è piaciuto, è obbligato a prendere babuini. Non è forse, ok, avete presente online marketing per Mentecatti 2.0, no? Tutta fuffa ovviamente, ecco, babuini e tutti, no? Avessi fatto un corso su dropshipping, ok, vi avrei detto non tutti, perché magari non ti piace, io non lo faccio per esempio, però infomarketing tutti, mindset, robe, retroscena, robe mai rivelate nei business di informazioni, dei formatori, allusioni varie, prendete, abbeveratevi alla fonte di esempio, in più avete semplicemente un altro corso da 3.000 euro, bando legali, che il mio legale è un mese che dovrebbe fare un'altra cosa e invece sta scrivendo i contratti legali per voi, voi siete lì che dite... Ma in che modo si ha? Ma siete delle teste di cazzo incommensurabili. Ma lo volete far esplodere sto via, fare mai 2 soldi? Non è i soldi fa, non è che lo comprate e fate i soldi, però almeno ci sono dei validissimi presupposti. E che caspiterina. No, perché divento nervoso. Uno lavora le robe, prende, non state lì a chiedere, ma si applica, se no non l'avrei fatto. Titolo per il prossimo corso, la via per i disperati. Ah, ok, è grandissimo. Un novello YouTuber che riesce ad acquisire centinaia di migliaia di follower, non so assolutamente, potrebbe non essere necessariamente un buon market, dato che non è detto che sia monetizzato. Assolutamente sì, followers non vuol dire monetizzazione, assolutamente. Grande. Ecco, Matteo Benini è scioccato. Allora, se non ci credete, contattate Matteo Benini e gli dite, ma è vero che sei scioccato? Perché non ho capito bene, ma in che senso sei scioccato? Ok, poi se avete altre domande, mi fate a santo piacere, siccome abbiamo un numero verde. Il numero verde, ragazzi, allora, siete in Italia, fate 800, anche adesso, 800-303-666. E avanti vi rispondo, Big Luca Interregio, buongiorno. Ah, io sono interessato a infomarketing per babuini. Ma certo, non vedo l'ora di spiegarglielo. Ve lo spiegano e poi voi fate la vostra decisione. Fatele a me le domande live. Ah, mamma mia. Ah, questo cosa dici? Io ti banno. E allora l'ho bannato. Vabbè, non lo
so, ciao Filomena. Per un servizio mensile di social media agency, consiglia la strategia di prezzo che spieghi per consulenza servizi. È spiegato tutto. Sono solo al 3% del corso Babbuini ed è di grande qualità. Grande Matteo, certo. La qualità più alta, Big Luca International, sinonimo di qualità e informazioni che non vi devono piacere, sono vere, strategicamente adatte. Strategicamente, ora mi sono rotto i coglioni che tutti dicono il termine strategico, perché ci sono un sacco di persone che non sono strategiche, sono tecniche e non hanno strategia. No, cazzo, ognuno stia al proprio posto. Minchia. Vuol dire che uno fa il trader, però investe in borsa per un lungo periodo uguale. E adesso mi gratto, perché poi mi suda anche il pacco e diventa tutto un quacerbo di cose che non sono neanche belle da vedere. A parte che fa caldo. Sta... Statemi fuori. 25. Oggi sono anche andato a pomparmi in palestra. Dovrei avere abbastanza, no, le spalle, i bicipiti... Fate share di sto video. Pazzesco. Allora. Nessun problema, perfetto. Grande Fabio. Che l'ho bannato prima per sbaglio. Perché ci sono i commenti. Adesso ne ho bannato una, ma adesso non vi sbanno più. Se avete problemi scrivete in ufficio, perché io non sono qua a fare il moderatore. Desta minchia. Io dovrei smettere completamente. Grande Fabio. Big smet. Sì, avete ragione voi. Viva, ogni tanto te la fai una birretta? Sì, per rilassarci. Vi guardavo il tuo video di quello milionario che si è suicidato, interessante, sì. Tecnicismi strategici paradigmatici per che è il titolo di qualche tuo compagno. Sì, no, ma ormai abbiamo raggiunto il ridicolo. No? Abbiamo raggiunto il ridicolo, come la parola ecosistema. Adesso è tutto un ecosistema, però il problema è che cazzo mi vengono in culo, perché adesso quando uso ecosistema nel modo giusto ve lo devo spiegare 32 volte. E c'è chi lo usa sperando di far più soldi. Ma con che... Ma... Vabbè. Perché adesso si è perso, capito, il senso dell'ecosistema. Ma perché è vero, ma è ancora vero. Adesso peraltro è pure più vero. Perché c'è bisogno di roba in più, di roba diversa, come infomarketing per babbuini, quello che è. Tanto cioè, faremo il record dei record, però cioè, io vorrei più persone. Non tanto perché guadagno di più, che sicuramente è una cosa che mi motiva, proprio per spargere delle informazioni funzionanti che non sono una copia delle copie, delle controcopie. Hai mai incontrato Briatore? C'ho pure la foto io con Briatore, certo. Novità per entrare, eh? Hai qualche amico conoscente che recentemente entra? No, Antonino, non hanno ancora aperto, o meglio, puoi provare a venire qui, però devi chiedere un permesso online, ma c'è una coda di 200.000 persone che devono rientrare. E si può riviaggiare verso l'Italia, un mio... non so se posso... Vabbè, c'è chi tornerà... Tra poco, di persone che conosco, la posti la foto nel mio profilo, una foto, non è che... Solo l'intervista, ecco, l'intervista con Michael Francisi, ho solo intervistato uno che faceva 8 milioni alla settimana, voglio dire. B, come hai risolto con una Weber? Non abbiamo risolto, adesso mi finiscono, le ultime due sono finite in principale, ha però modificato qualcosa Weber, quindi abbiamo tanta roba da fare, quando troviamo gli ingabuli ve li diciamo, prima dobbiamo trovare noi. Vedi... Sto pressando per convincere una coppia di amici psicologicamente toccati, più babbuini, anche per abituarsi a investire sui corsi a buon prezzo, sbloccarsi loro a chiedere più soldi. Spero di convincere. Grande. Hai già detto quanto stai guadagnando in questi giorni, lo dura la fine lunch? No, se volete vi faccio il video report, ma tanto ormai purtroppo non devo più farle certe cose. Non devo più farle perché purtroppo passano i messaggi sbagliati, poi le persone non capiscono, io non ce la faccio più. Qualità, quantità, spirito di servizio, sì. E magari il video lo faccio, però tanto non ha un significato ormai, semplicemente non ce l'ha. Allora andate su infomarketingperbabbuini.com. Ma l'hai chiamato per babbuini, ma ti pare il titolo? Sì, mi pare il titolo. Guardate qui le robe che non esistono, ve le sto insegnando io. Questo, fate conto che ciò che vi sto dicendo è innovativo pure in America, porca di quella puttana. Poi mi innervosisco per certe cose, perché io ci dovrei tenere di meno, dovrei dire vaffanculo, poi che cazzo mi frega veramente. Però sveglia,
Cioè, Dan Kennedy gli dice: io sono d'accordo, tu dovresti essere la star principale, io la star secondaria. E poi uno dice: ma secondo te ha dato a me? Ma sì, ha dato pure a te, a meno che io e Dan ci siamo sbagliati. Tutte gazzelle, che poi sono tutte delle gazzelline. Adesso vedo quelli che mettono fuori i corsi a 1000 o 1200 euro senza capire il perché. Verrete sbranati vivi. Ah, ma no, ma dice così per vendere. Vai, vai, tranquillo, non prendere niente. Pazzesco, signori, pazzesco. Sapete quale altra persona ha la quantità di studenti milionari che ho io? Nessuno. Cash millionaire, oltretutto. Che miseria, capito niente io della vita. Capito niente della vita. Domande? Domande? Ah, tra poco mi arrivano. E a parecchi nuovi Invisalign, perché ne hanno fatti di nuovi, perché i miei denti non erano ancora dritti. A me il corso sta servendo molto anche con i prezzi. Ero la psicoterapeuta numero uno in Italia per il low ticket. Grande Federica, sapevo che ci sarebbe stato... c'è sempre qualche... Beh, tu facevi le domande, no? Sulla psicologia, su come far più soldi. Eri tu che ti dicevo di aspettare. C'era un motivo. Tu ti sei fidata, perché adesso Big mi dice di aspettare. Non sarà uno che mi sta truffando, che dice di aspettare in diretta con 300 persone per prendersi il mio millino. Sarà magari anche vero. E infatti era vero, per dire etica, verità, congruenza, questa sconosciuta. Non è il posizionamento, purtroppo. Tanto, ripeto, io faccio il mio, capisco che non posso. Guarda, io stavo dicendo ieri mi sono detto una roba che è importante. E mi sono detto: Big, tu non sei riuscito in 2 anni e passa a far pronunciare alla gente la parola affiliate. Che poi sembra una battuta, ma non lo è. Cioè, è come se ci fossero da 2 anni un branco di imbecilli che dicessero: se io avrei, e io fosse 2 anni che andassi lì da loro e dico: guarda ragazzi, se io avessi... E loro continuano a dire: se io avrei... Ma non è che lo dico. Lo dicono con un pettorale fuori così, quasi con un'aria di scherno. Affiliate. L'altro che ho sentito di recente, e quindi se non sono riuscito a far quello, non pretendo di educare il genere, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Però mi dispiace per alcuni che magari, perché anche con Mentecati 2.0 abbiamo venduto qua 1 milione di euro, 850.000. Ma c'è sempre chi poi rimane fuori, che ah no, ma l'ha riprogrammato, poi lo deve pagare 4 volte tanto, sì, affili, ancora, non ce l'abbiamo fatta, di cui non hanno capito che io sono serio. Affiliate, no way, non è quella roba lì, ormai è affiliation. Dio mi impegno, cioè io veramente, ma dove siamo? Ma ragazzi, ma vi rendete conto di dove cazzo siamo? Ma vi rendete conto? Veramente siamo alla morbosità, non esiste. Provate a pensare, è come se da 2 anni ci fosse un sacco di gente: se io avrei, tu gli dici: guarda che c'è, se io avrei, cioè va bene. Sì, ma voi pensate, ho già fatto le sigle, siete lì con vostra moglie che la state abbracciando da dietro e fa affiliate, vi spacca il naso, cioè sono anche delle cose, voglio dire, imbarazzanti. Quindi chi prende babbuini adesso vi fa il culo, perché non c'è più il prezzo. Sapete che chi prende babbuini non sa che prezzo fare, per esempio? Perché non c'è un prezzo, c'è una price strategy. A sto giro bisogna fare la price, quindi dovrete fare 2 cazzo di calcoli matematici. E cioè no, perché tu prima dici sì, perché prima funzionava diversamente. E no, perché il prezzo della consulenza, non c'è il prezzo della consulenza. Un babbuino, per esempio, non ha il prezzo della consulenza. E cioè, perché in guerra psicologica non c'è più. E perché tu dicevi con Infobito per un posto di fare 15 unità singola, quella roba lì non è più vera, non è più vera neanche per me, stiamo rifacendo le robe. Allora di che cazzo stiamo parlando? Perché qual è il prezzo per il mio servizio? Un po' come ACX, sì. Sì. Pazzesco, veramente.
E la sensazione che qualcuno ha aperto la gabbia delle scimmie si è affievolito, sono diventati babuini. No, e alcune gazzelle diventeranno babuini, gli altri no. Ma tanto la situazione è solo a schifio, perché quando non ci sono i risultati, quando le cose precipitano, si alza 1200 il prezzo, si alzano le cazzate. Più cazzate, e poi ci sono i tecnici. Adesso i tecnici sono in una condizione, fu già 2 anni che mi odiano, adesso ancora di più, perché ragazzi, oramai, cioè, le cazzate sono finite, hanno questo patimento, questo astio, perché dici, minchia, sono 2 anni che non ci riesco, adesso ci riusciranno meno, e non sono così intelligenti da prendere il corso. Dici, minchia, uno, sapete la cosa, ma vaffanculo tu e tua mamma, adesso prendi il corso e ti faccio il culo, ti faccio un bel video, e poi comincerebbero a fare così. Aprono la prima lezione. Vabbè, adesso dopo ti denuncio. No, cos'è che ha detto? Oh merda. Ok, ma è così il corso. E poi mi fanno la recensione. Sapete quante volte è capitata una situazione così? Tipo tutte. Che partono, l'ho preso solo per umiliarti, per far vedere che finalmente guardano due lezioni e dico... Gesù. Dai, su. Per coerenza, ragazzi. Ciao Big, domandone, primo lancio di 4 articoli, come calcolo lo stock da preparare senza avere uno storico vendita e ancora nessun cliente? Ciao Big, domandone, primo lancio di 4 articoli, web, innanzitutto non lanci 4 articoli, lanci uno e ti fai uno stock piccolino e poi chiudi le vendite quando li superi, devi anche calcolare quanto ci vuole per rimpinguare il magazzino e soprattutto occhio con le promesse di consegna, poi non so che prodotto sia, però... La mia situazione 2 giorni fa, ecco Matteo, vedi, tu magari voleva, no, vedersi era una truffa, però tanto ragazzi c'è il chargeback, ci sono i rimborsi, c'è tutto, voglio, ma di che cazzo stiamo parlando? Su, andiamo. Tutti attivi su 3, sì, vabbè. Vabbè. Ti seguo da poco, i tuoi corsi per aiutarmi anche se sono un massoterapista. I miei corsi sono esattamente per massoterapisti. Abbiamo già chiropratici, osteopati e un sacco di altre persone liberi professionisti. Ti segneranno a fare prezzi più alti, scegliere clienti con maggior qualità, gestire i clienti meglio, fare upsell, fare cross-sell e come decidere i prezzi di tutta questa roba qui. Fidati. Tanti soldi. Vero, non sto scherzando. Perché poi io mi devo sfogare nelle cose, perché io mi tengo, poi vedo delle stronzate, delle cazzate, delle cose che non mi piacciono, io non sono concorde. Con chi c'era il B? Ce l'ho con voi, ce l'ho. Io li aspetto tutti, quando chiude l'offerta. No, ma perché io non avevo capito? Un'altra roba, molti di voi sono nelle stesse nicchie. Quindi babuini è la soluzione anche a questo. Mentre invece guerra no, perché con guerra non c'era la competizione, infatti c'era un orientamento, un che cosa fare specificatamente con i clienti, qui c'è cosa fare anche con gli altri, perché ci sono gli altri che prima non c'erano. Capite le differenze? Che non è che uno se le inventa, perché 2 anni e 3 mesi fa non c'era tutto quel marasma l'ho creato io, adesso lo vado a risolvere. Poi oltretutto chi dovrebbe venire al webinar e capire le cose non si connette perché si sente superiore, perché secondo lui il webinar e non va bene questa roba, 4.000 persone incollate, magari qualcosina lasciamo perdere. Vabbè, domande sul corso, ragazzi, non so più come aiutare. Non ho idea. Ciao Big, stai più calmo, altrimenti facciamo fatica a capire. Per favore, esprimi con parole più semplici, farci capire il concetto. Grazie, ti seguo e rispetto. Saluta donna, ciao Maria. No, ma non c'è da capire. C'è la sales page, info marketing per babuini, la leggi e prendi il corsettino. Webinar fantastico, Cheats, grande. Il corso l'abbiamo preso o abbiamo visto solo il webinar per mera curiosità facendo le grigliate? Grandi quelli che hanno organizzato la grigliata con Big Luca. A quanto salirà? Sale e togliamo i bonus. Cioè vi smembriamo tutto. Come un babuino smembra una gazzellina. Sapete quando c'è? Sapete cosa succede quando uno che ha fatto il corso info marketing per babuini incontra uno che usa il termine strategico a caso e che copia i funnel di Big Luca, perché Big Luca è Big Luca? Che babuino sa mangia. Perché adesso il babuino saprà delle cose che gli altri non sanno.
Scusate, qualche studente che fa il videomaker? Sì, sì, ne ho. Com'è nata la cosa di intervistare Francisi? Ho intervistato, per chi non sa chi è Michael Francisi, è l'ex caporegime della famiglia Colombo, una delle 5 famiglie mafiose di New York. L'ho intervistato per il corso, così, perché mi andava. Prima mentecato e ora babbuino. Webinar assolutamente top, grazie Big. Quanto tempo abbiamo per prenderlo? Finisce il 20, allora si è iniziato il 25, dovrebbe finire 24, 25. Allora, se io vado sul timer, il timer della sales page, ragazzi, è vero. Studente modelle, sì, anche escort e gigolò. Questa è una roba che ancora non mi hanno copiato, forse perché tutti si vergognano a dirla. Allora, 11 giorni e un'ora, quindi solo fino a mezzanotte del 25 giugno. 25 giugno si chiude tutto e chi se ne frega. Finisce il 25, 25, perfetto. Io non lo so quando finisce, non so quando finisce il mio stesso lancio. Io ho comprato babbuini subito, ora ti lascio che vado a studiare. Ciao, grande, grande Marco Barbero. Quindi ho intervistato Francisi, stavo dicendo, perché lo conoscevo da un po', ho detto facciamo un'intervista che può essere interessante come leadership, così come anche escort, certo anche escort, anche agenzie di escort. Tana del Bianconiglio è molto, come dico, è molto più profonda di quello che pensate, ragazzi. Genitori, per imparare l'inglese con Monica sono stati presi tutti e c'è ancora posto. Invia la candidatura. So che Fra aveva dei meeting ieri, oggi, ma non lo so. Non lo so. Invia la candidatura e candidati. L'oggetto era, non mi ricordo. Non mi ricordo qual era l'oggetto. Ciao Silvio, come stai? A posto? E quindi qui il fatto è grave, molto grave. Gazzelline versus babuini. Quindi quando vedete i testimoni adesso le persone, perché ho praticamente girato completamente tutto il gioco, ma l'ho dovuto fare per voi, ok? Anche per non farvi accapigliare più. È chiaro che però se non tutti sono venuti al webinar, c'è della gente cerebrolesa, io non ci posso fare assolutamente niente. Io lavoro per il vostro lucro. Non sono il consulente più pagato. Quando io dico però sono il consulente più pagato d'Europa per online, ma non lo sto dicendo, ce lo dico perché è così, voglio dire, cioè ci sono delle robe serie. Ciao Big, quando avevi pianificato di togliere i video da YouTube per capire quanto stiamo indietro rispetto ai tuoi programmi? Grazie, sei un mito. Allora Alice, i video da YouTube io avevo era un annetto forse che ci pensavo, perché che peraltro è stata una cosa sbagliatissima, no? Non so se me l'abbiano copiata, ma non me la copiate, perché a livello poi di algoritmo di YouTube è devastante. Però è stato, siccome YouTube è uno strumento di vendita per me, vedete, tecnica verso strategia, è andata bene comunque. Un annetto, se non mi sbaglio. Quando ti rifarai un giro in Italia? A breve, non è in programma. Allora, fine settembre in realtà. Ciao Paolo, fine settembre. Fine settembre dovrei tornare per andare all'evento di Mirko Gasparotto in Salento. Quindi dovrei tornare in Italia. Festeggio lì il mio 29esimo compleanno, perché anche Big Luca compie gli anni. Il 30 settembre, se mi volete inviare regali, soldi, e macchine, cose del genere, 30 settembre, ok, compio gli anni, torte, pizze, a me va bene tutto, tanto io raccatto tutto quello che c'è. Seriamente, sì, in Italia, quindi se si può, vediamo di fare anche, perché c'è il meeting da fare, però le condizioni sono che deve essere sicuro tornare, gli ho già detto anche a me, se ci sono sentori, il lockdown, no, ma forse chiudiamo, non lo so, no, cioè devo tornare, che è tutto aperto, tutto a posto, perché non lascio Dubai con il rischio di non rientrarci per essere in Italia. Immaginatevi che poi devo stare mesi in lockdown in Italia pagandomi un hotel, cioè è l'ultimo livello della stupidità umana, il lockdown in Italia, dove non funziona neanche Deliveroo, voglio dire, dai, sì, siamo i bravi.
Big, io sto in Salento, cioè Osa Salento, 20, io sono di 27, quindi parlo a qualche centinaio di imprenditori, gente seria, di cose interessanti. Ok? Domande ragazzi sul corso, sulle cose, se il corso fa per voi, chiamate il numero verde 800 303 666, è gratuito, lo pago io, chi è all'estero va sulla sales page infomarketingperbabuini.com, in basso a destra c'è il segnalino, lo cliccate, mettete il vostro numero estero, vi richiamano un mio addetto, un mio venditore telefonico d'assalto, cui scopo è spremervi fino all'ultimo centesimo, ma prima di poterlo fare vi deve spiegare se il corso è per voi, se no come fa a spremervi? Io sono sincero almeno, non è che c'è proprio un rapporto umano. Io sono, peraltro ho messo anche le foto del lifetime value, non le palle. Noi abbiamo meno di 20.000 lead. Qualunque partita la sfida ufficiale a tutti i formatori. Chi riesce ad avere risultati migliori dei miei con il mio stesso quantitativo di lead, ma o anche con qualunque lead in generale, vi pago una bistecca a Dubai. Ok? Quindi anche cioè, se non vivete a Dubai, dovete venire a Dubai, se no non me la pago. Vi costerà 5.000 euro sta bistecca. Però. Io dovrei semplicemente dormire, signore. E poi stiamo organizzando il Natale a New York. Stiamo organizzando il Natale a New York. Cosa ne pensi del poker? Non lo so cosa ne penso del poker. Stiamo organizzando il Natale a New York. Ieri non andava Emirates il sito. E ecco, io connesso. Minchia che nervi. Login. Ah, mi ha anche loggato fuori. Minchia che due cogli. Ma perché non va la connessione qui? E Natale a New York, quindi stiamo un attimo guardando di farci una cosina leggermente arrogante nei lidi newyorkesi, se questa cosa sarà possibile e per il Covid e per le proteste che ci sono in America, perché l'America è una gran terra, però purtroppo ci sono anche dei profondi imbecilli che prendono delle scuse per andare a depredare Beverly Hills, svuotare Nike, picchiare la gente in giro senza motivo. Ora, picchiare la gente in giro senza motivo piacerebbe quasi anche a me, magari beccare uno dei miei hater o di quei proprio dargli giù, però non si può fare fondamentalmente. Big, un seminario qua? No, c'è l'incontro in Italia di lucro suburbano, però bisogna essere tranquilli e essere lì, se no lo facciamo in qualche altro modo. Non farò nessun tipo né di viaggio in Italia né di incontro se c'è un 1% di pericolo, perché è da deficienti, è semplicemente da ignoranti. Allora, ma Emirates, ragazzi, sono pur sempre membro Gold, quindi un po' di rispetto. E quale mail posso usare per il supporto Katanga? Non mi si avvia il video da cellulare quando cerco di produrre un gruppo di video. Ufficio@biglucainternational.com. Allora, Dubai, due passeggeri, first class, eccolo qui. A parte il fatto che poi volevamo fare Natale a New York, ma Capodanno a Los Angeles. Stavamo pensando di fare questa cosa qui. Allora, fammi vedere se con l'Emilia. Due adulti. Ecco, ovviamente. Con l'Emilia non gli piace, vedi, due first class con l'Emilia, beh, se no sono più di 20.000 dollari di biglietti, ma scherziamo, qui dobbiamo fare economia, qua dobbiamo investire. Ecco, adesso mi dici your connection was interrupted, purtroppo sono situazioni brutte. Ciao, guardi mai Netflix o similari? Se sì, documentari, film storici, ah, ok, oh, che meraviglia. Ah, la first non è che non c'è, è sold out. Però il ritorno c'è, aspetta. Bel, minchia, tante miglia. No, però. No, lo scalo no. No, ok. Ah, no, questo. Non stop. Ok. Ah, first sold out. Alla faccia del. Sto guardando per i miei voli. Cosa pensi del fatto che Dampegna ha detto che Emirates chiuderà? E speriamo di no, perché è una compagnia che funziona benissimo e soprattutto io accumulo punti Emirates. No, beh, io accumulo punti American Express. Lowest price for all passengers, perfect. 290.000 miglia più 2.750 dirham. Vedete come viaggia un ricco, quasi gratis, mentre invece voi pagate, non vi incazzate e allora babbuinizzatevi.
Però, no, almeno il ritorno. No, io voglio andare in first, però io cambio data. Per esempio, vedete, questo è il mio pro, 14 ore e mezza first. No, cioè, a meno che non sia. Allora, poi questo è lo scalo. Allora, se io seleziono, va bene, sufficient miles, ma perché ce l'ho su Amex, 200.000 miglia più 145.000, 345, oppure potrei andare fino a 400 e passa 1.000 miglia, però comunque ci sto. Vediamo se cambio data, perché praticamente in questa data, all'andata, non c'è la first. Allora, se io al posto del 21 vado il 22, magari c'è la first, perché io non viaggio da Dubai a New York in business. Dato che sei fluente in inglese, potresti invadere anche altri paesi anglosassoni, stare UK, ci sono potenziali scarsi. No, no, ci sono, solo che il focus è limitato. Sì, 2, 3, 4K. Quando tu inizi a guadagnare online, ti sembra di fare qualcosa di illegale senza saperlo. A volte perché lo stai facendo, come quelli anche al mio evento. Cioè, delle persone al mio evento mi facevano delle domande illegali. Poi io cercavo di capito, di mitigare la cosa. Erano un po' incazzati. Se fai i ponzi o quelle cose lì. Però hai la sindrome dell'impostore, abbastanza comune all'inizio, diciamo. Sì, ma qua non va niente, raga. First class, search again, andiamo. You've made no changes to your original search. Ma se l'original search non me la fai vedere, è un problemino. Sito non va. Netflix, sì, guardo Netflix, documentari, film, non cartoni animati. E anche da piccolo non guardavo i cartoni animati, guardavo i film. Perché il cartone animato è finto, il film è vero. Ok, qua non va niente, ragazzi. Ma si può avere un sito così? Io dico, no, la banca. Ah, no. Vabbè. Sì, comunque ho dei problemi anche di connessione. Questo lo so perché lavorano sulla connessione di notte. Big, fai un tour della casa. Ma no, non vado in giro a casa che sono le mezzanotte 11. Cioè, capirai che adesso se io cerco il 22, statevi buoni lì, tanto siamo qua a perdere del tempo. Questo non è un live service, si è capito fin dall'inizio. Fatemi vedere se ci sono i posti in prima classe con le miglia. No, no, your connection was interrupted. Devo vedere i voli, per favore. Dai, grazie. Il tour della casa c'è già su YouTube. Da qualche parte c'è. Persone scioccate, sono tutti scioccati. Non sapete, magari una truffa. Magari cadete in una truffa. Potrebbe darsi. VPN che uso, ma non c'è la VP. Ah, ma che certo, perché si è aggiornato. Scusate, pensavo di essere passato. Ah, giustamente oggi mi dà zero perché siamo già. L'oggi è già il domani qua. E domani è un altro giorno e si vedrà. Vai, ragazzi, io devo andare a fare delle robe. Paesi per pagare poche tasse, paesi dell'est, Canarie, paesi simili, sono al massimo a Dubai. Vi perdono, vi assolvo, ragazzi. Fate girare il video infomarketing per babuini.com. Ciao.